Venite a vedere! Hanno catturato due prigionieri! Due stranieri? Sì! Ma ci sono due europei! Pare, pare! Li avete catturati? Li abbiamo presi a poche miglia da qui. Devono essere spie di Hassan. No, io non so nulla, fa tutto lui. Io avevo solo bisogno di soldi e lui me ne ha offerti. E chi è lui? Non lo so, io me ne andavo per i fatti miei a Tangeri. Viene con me per un bel viaggio, mi ha detto. E poi non mi ha neppure pagato. Non sono convinto che tu dica la verità. Oh, lo giuro, fatemi dare i miei soldi e me ne vado subito. È tutta colpa sua, è un poco di buono. Grazie per averci gentilmente guidati qui. Mi presento, sono Ruiz de Silva, architetto, docente all'Università di Madrid. Noto e stimato a Vienna, Costantinopoli, Roma e Parigi. Amabili signori, posso sapere con chi ho l'onore di parlare? Padrone, questi non sono signori, questi ci fanno la pelle! Tu hai le traveggole, Ignazio. O sei insensibile di fronte alla bellezza? Torna nella tua tenda, Eminente. E tieni coperto il viso davanti agli stranieri. E adesso parliamo noi due. Conosci la fine che riserviamo alle spie? Ti parrà strano forse, ma il mio interesse in proposito è minimo. Meno chiacchiere e confessa, chi sei? Scusa, ma se indovino quanto pesi, mi togli il piede dal petto. Padre mio, perdonami. Mansur e Omar hanno catturato due spagnoli nel deserto. E Mohammed sta per ucciderli. Due spagnoli? Sì. Perché non sono stato subito informato? Allora, vuoi dirci perché sei venuto qui? Se sapessi chi siete e che volete, forse potremmo spiegarci. Tu soltanto devi spiegare!
Pace, Mohamed, pace. Perché vuoi comportarti come i nostri nemici? Ricorda che non c'è giustizia senza processo e non c'è processo senza giudice. Dovevi chiamarmi subito. Per le spie io sono il giudice, l'avvocato e il giustiziere. Torna alle tue preghiere, Aymar. Continua a illuderti a sognare, attendendo il tuo sceicco rosso al quale oramai non crede più nessuno. Tu sei il solo che non vuoi più credere alle mie parole. Ma dimmi, ti ho mai mentito? Lo so, tu non menti, ma sogni. E io credo soltanto alla mia spada. Decidi, Mohamed. O uccidi anche me o mi obbedisci lealmente. Messia, riconosco ancora la tua autorità. Ma se gli avvenimenti eccezionali che tu hai promesso non si verificheranno al più presto, prenderò io il comando. E sapremo combattere anche senza che piova dal cielo o sbuchi dall'inferno il tuo sceicco rosso. Slegate il prigioniero. E ora dimmi chi sei, straniero. E perché ti sei spinto fin qui? Tu sei Aymar, vero? Come fai a conoscere il mio nome? Forse perché ti ho sentito chiamare così. E poiché sei stato generoso con me, ti dirò la verità. Mi chiamo Ruiz de Menendez. Non sono più architetto di te, ma quando ho saputo che il principe Hassan cercava un architetto, ho pensato di presentarmi a lui come tale. E se Hassan si accorge che non sei un vero architetto? L'importante agli occhi del mondo è sembrare, non essere. Per quel bravo giovane di prima io sembravo una spia e come tale mi avrebbe trattato se non c'era questo angelo del deserto. È mia figlia Amina, straniero. Come puoi metterti al servizio di Hassan? È un uomo feroce che ha ucciso tanti di noi. Ma cerca di capire, sono straniero e con gli ideali non si mangia. Se vuoi puoi rimanere qui, voglio dire, se mio padre è d'accordo. Resterei volentieri, ma che fare? Non sono nemmeno capace di mettere su una tenda. E vuoi fare l'architetto? È molto più semplice, almeno per quello che serve ad Hassan. L'importante è che paghi. È ricco, vero? È ricco, sì. Ha ridotto in miseria tutto il paese per arricchirsi. Ha spento l'anima del popolo col terrore e con la corruzione. Solo noi siamo rimasti a combatterlo, in pochi uomini e per di più male armati. Padre, se tu permetti a questo straniero d'andare, c'è pericolo che indichi ad Hassan il nostro rifugio. Eh già, è vero. Vediamo un po'. Potrei dare la mia parola d'onore. Cosa può valere per noi? Non ti conosciamo. Allora ci rimane un solo sistema. Io ti sposo. Poi ti lascio a tuo padre, impegno del mio silenzio. Ma via subito, straniero. Il deserto ti inghiottirà. Solo la sabbia parlerà di te. È meglio che tu parta subito. Questo luogo non è sicuro. Se i gendarmi di Hassan ti trovassero con noi, nessuno ti salverebbe dalla forca. Hai ragione. Ignazio, prendi i cavalli. Subito, padrone. Ti piace questo fazzoletto? Te lo lascio impegno. Impegno di che cosa? Che non ti tradirò mai. Con Hassan, vuoi dire? Con Hassan, certo. Aspetta un momento. Quando si desidera una cosa, si ottiene. A presto, Amina.
Chi va là? Che avete, bestiacce? Allarme! 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 Via! Che è successo? Chi ha sparato? Parla, disgraziato. Che è stato? Ho visto un uomo a cavallo, con un mantello rosso e una maschera nera. È scomparso d'improvviso. E non lo hai colpito? Mi è passato davanti come un fulmine. Nessuno è passato. Ecco la verità. La paura soltanto ti ha fatto vedere cose che non esistono. La paura è il dar retta a certe chiacchiere. Prendetelo. No, 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 mio signore. Nella gabbia, sulla torre, al freddo e al sole, finché crepi. Voglio che sia ad esempio a tutti. Almeno voi abbiate fiducia. Dentro! No, no, perché non mi uccidete subito? Sarebbe meglio. Io la tua sorte l'hai voluta tu. Perché hai parlato dello sceicco rosso? Abbiate fiducia. Lo sai che Hassan ha terrore. Non fatemi morire così. Uccidetemi voi piuttosto. E tu dov'eri? Dormivi? Ho ispezionato tutta la zona qui intorno. Ebbene? Non ho trovato impronte di zoccoli sul terreno. Poi il reticolato è così alto che solo il cavallo del demonio potrebbe saltarlo. Ma attaccato a uno degli uncini di ferro ho trovato questo. E questo cosa prova? Il vento l'avrà portato. O avete paura di uno straccetto adesso? Colonnello Yusuf, questa maledetta città vi ha rammollito tutti. La lontananza dal deserto vi ha ridotto a donnicciole, pronte a credere ai fantasmi. Mio signore, dall'armeria della guardia sono scomparsi i fucili. Non si tratta di fantasmi, come vedi. No, alza! No, no, non voglio morire! Non voglio morire! Abbiate pietà! Abbiate pietà! Aiuto! Aiuto! Abbiate pietà! Non voglio morire! Dovrei farvi appendere tutti alle mura a crepare sotto il sole. Ma domani vi unirete alla cavalleria e perlustrerete il deserto palmo a palmo. Frugherete ogni duno, ogni wadi, ogni oasi. Setacciate con le mani la sabbia se necessario. Ma dovete riportarmi quei fucili e con i fucili ribelli prima che possano adoperarli. I ribelli con i loro ridicoli stracci rossi. Che aspetti. Amel, mia cara. È stata una brutta giornata. Mi rincresce non aver potuto stare con te. La notte scorsa le tue guardie hanno sparato. Perché? Non devi preoccuparti. Ti posso assicurare che tutto va nel migliore dei modi. Il mio regno è piccolo ma ricco e felice. Puoi ingannare uno specchio nel quale ti guardi. Pensa che io sono il tuo specchio. Ti vedo preoccupato e so. Che cosa? Le mie ancelle mi dicono tutto. Naturalmente, ma cosa t'hanno detto? Tutti a palazzo ne parlano. Lo sceicco rosso. Gli hanno sparato ma gli è sfuggito. Non è vero. Soltanto donne stupide possono credere a cose simili. Ma io farò tagliar loro la lingua se non la smettono. Minacci, ti arrabbi e dici che sono storie. Appena senti qualcuno che osa parlare di questo sceicco rosso. L'hai detto anche dei tuoi soldati. Credono alle favole. Ma ora è vero. No. Sono sempre favole. Storie inverosimili di gente paurosa. Lo sceicco rosso è stato ucciso 20 anni fa. Lo so con certezza e so che i morti non ritornano. Sta attento, Hassan. Forse è stato versato troppo sangue. No. Un capo ha il diritto di uccidere.
E il sangue dei nemici non macchia, al contrario, ti dà gloria, prestigio, ricchezza. Guarda, queste sale dove vivi. Guarda, Tinto, non piace anche a te il luccichio dell'oro, ma non basta. Voglio fare di te la regina più ricca e più felice del mondo. Vedrai. Fate entrare lo spagnolo. Ho una sorpresa per te. Non un gioiello, non un abito nuovo. Qualcosa di molto più interessante. Sua Altezza Serenissima il Principe de Silva, Marchese di Santiago, Duca di Palmira e di Valladolid, Barone di Terrascosa, Costruttore Supremo, Architetto dell'Universo, Maestro dei Maestri. Salute a te, potentissimo Hassan. Tuo cugino, l'Emiro di Tangeri, ti manda i suoi omaggi. I re di Francia e di Spagna ti dichiarano la loro amicizia e simpatia. Ti ringrazio di cuore e auguro che il cielo mandi loro tanto bene quanto io ne desidero per me. Perdonami se non mi sono presentato ieri stesso, ma il viaggio a cavallo nel deserto è stato una cosa orribile. Hai fatto cattivi incontri sulla tua strada? No, affatto. La pace regna sulle tue terre. Soltanto, vedi, io non sono abituato a viaggiare a cavallo e confesso di avere la schiena che mi fa male. Perché non fai costruire una bella ferrovia? Io spero che tu sia davvero uno dei migliori architetti d'Europa. Voglio infatti che tu renda il mio palazzo di una magnificenza incomparabile, perché so che questo è il dono più gradito che io posso fare alla regina Ammel, la mia dolce sposa. Nobile Hassan, soltanto un artista come me potrà creare ambienti degni di tale bellezza. Vedrai, ti porterò aria nuova, ma dovrai cambiare molte cose qui dentro. È tutto da rifare. No, non va bene. Dovrai abolirlo, lasciarlo. Che cosa? Il trono è fuori moda e non è elegante. E oltretutto è duro, poco comodo e brutto. Vedi? Così va meglio. E qui dovrai mettere un tavolo grande. Ecco, così. Con sopra molti libri e un busto di bronzo o magari d'oro. Un busto? Sì, è quello di tuo padre, il salvatore della patria. Ma mio padre era un semplice cammelliere. Peccato. Ma avrai quello del principe che ti ha preceduto, insomma, il segno della continuità del potere. Io penso che dovrai farne a meno. Questo è male, ma pazienza. Ne faremo a meno anche se toglie distinzioni. Guarda, per dare un po' più di tono sarà molto meglio se gli ospiti li faremo entrare dal centro. Ma non c'è porta. Beh, sfonderemo il muro. Entrando da qui avranno da fare un lungo cammino per arrivare fino a te e si sentiranno intimiditi. Tu giganteggerai. Giganteggiare è la parola d'ordine di tutti i regnanti oggi. O si giganteggia o si è perduti. E via tutte le cose di cattivo gusto. Questi devono sparire, sono antiquati, danno un'aria da commissariato. Ma sono le mie guardie personali, averle è antica tradizione di questo paese. Eh sì, per rispetto alla tradizione lasciamole, ma che siano più piccole, più carine. E poi bisogna aprire molte finestre, che entri aria, luce. Perché così è tetro, sembra una prigione. E io ne voglio fare invece un castello incantato. Non vorrei disturbarvi troppo, però. Cosa dici? Ho sempre sognato di trasformare la reggia. Ti ho chiamato proprio per questo. Allora dovete fidarvi di me completamente, ciecamente. Non sarà un compito facile, dovrò portarvi la rivoluzione qui e costerò moltissimo. Ho molti vizi, ma il più grande è la passione per l'oro e per i diamanti. Basta che tu chieda. Naturalmente mi occorreranno molti operai, carpentieri, muratori, marmisti, manovali, un vero piccolo esercito di lavoratori ai miei ordini. Li avrai senz'altro, anzi se vieni con me li sceglierai tu stesso. A presto, mia regina. Buonasera. Salam aleikum. Di dove sarà mai sbucata fuori una simile bionda? Senti un po', mi capisci? Chi sei tu? Izmir. Izmir, vieni dall'Europa, vero? Sei una dama di corte? O sei per caso una cameriera? Sono un gendarme. No. Custodisco le donne del sultano. No, ma i sultani per custodire le donne non hanno i cosi, gli uomini? Vabbè, diciamo. Il nostro sultano è terribilmente geloso.
Non ha fiducia negli uomini, nemmeno in quelli. E a te chi ti custodisce? Io mi custodisco da sola. E ti custodisci bene? Dipende. Sei un amore. Ai! Segui pure il tuo progetto in ogni dettaglio, ma non voglio che tu apra tutte quelle finestre. Alla tua sposa l'idea piaceva. Le dirai di avere pensato che potrebbero entrare i ladri. Non mi piace mentire. Ma che razza d'uomo sei? Ti stanca il cavallo, non conosci il gusto della menzogna. Alla mia corte si riderà di te. Mi salvo soltanto perché sono un genio. In piedi, cani! Alzatevi quando entra il vostro signore e padrone! Su, non fate finta di dormire! Alzatevi! Anche tu, vecchio, in piedi! Svelti o vi ammazzo a forza di frustate! E che dovrei fare con simili larve che non riescono neppure a reggersi in piedi? Io non mi assumo responsabilità. Anche se crepano tutti non ha alcuna importanza. Te ne procurerò degli altri. Devo istruire questa gente. Se muoiono, la mia sarà fatica sprecata. Voglio che siano nutriti bene. Devono lavorare molto. Straniero, amico dei nostri carnefici, nessuno di noi lavorerà per la gloria di Assam. In tal caso vi farò accecare e vi farò legare alla macina del cemento come asini. In Occidente ho avuto fino a 10.000 schiavi al mio comando. So come farmi rispettare. Ora rispondete senza tante storie. O accecati e messi al giogo, o ben nutriti a fare un lavoro dignitoso. Cosa scegliete? Bene, io accetto. Lavorerò. Anch'io. Sì, anch'io. 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 Lavorerò. Accettiamo. E tu che rispondi? Vuoi essere il solo a non vedere mai più la luce del giorno? Hai vinto, straniero. Ne ho domati di peggiori. Sei veramente l'uomo che cercavo. Ti bastano? Non sono molti, ma tanto per cominciare. Però ricorda che dovrai nutrirli bene, che si facciano robusti. Se è necessario, farò come vuoi. Silenzio! Silenzio! Tanto qui comanderò sempre io. Deciderò io chi dovrà mangiare o no. Le fondamenta sembrano solide, ma sarà necessario che io esamini anche i particolari più segreti. Certamente, ma prima voglio che tu esamini questo progetto. È un fortino che ho già fatto costruire nel deserto e che nelle mie intenzioni doveva essere imprendibile. Questo non ti difende neppure dalle formiche. È esatto. Infatti il costruttore l'ho fatto impalare e ho chiamato te. Ed è questo il lavoro più importante e più urgente che tu devi fare. L'unico lavoro che mi interessi. Le trasformazioni a palazzo, sì, le faremo. Ma sono una scusa per giustificare la tua presenza qui. Tu sai che mia moglie è molto sensibile e si impressiona a sentir parlare di cose di guerra. Ha paura. Hai molti nemici. Non vorrei essere coinvolto in qualche tuo pasticcio politico. Non esiste potente che non abbia qualche nemico. Non mi direi che anche tu hai paura, spero. Cerca di capirmi. Sono un artista e preferisco la pace e la vita comoda. Ma posso anche affrontare qualche rischio se si riconosce il mio merito, il mio prezzo. In tal caso sarà più alto e dovrai darmi altri 100 operai, che siano giovani. Li sceglierò tra le tue guardie personali. Tu sei pazzo. Non puoi toccarli. Sono guerrieri e il lavoro li umilierebbe. Ma se veramente ne vuoi degli altri, 100 e anche più te li procurerò. Farò arrestare con una scusa un po' di contadini. Ce ne sono tanti. Ma tu piuttosto, con questa tua aria di gentiluomo da salotto, te ne intendi di fortificazioni? Mio caro Assano, ho dovuto abbandonare l'Occidente perché le mie fortezze sono così formidabili che non si fanno più guerre. È sempre stato destino del genio rovinarsi col proprio cervello. Sì.
Ecco, vedi? Questo è l'unico pericolo. Un uomo cattivo, sta attento a lui. E chi è? Non lo so. Le carte dicono soltanto che c'è. Sta a te scoprirlo. È molto interessante, sai? Perché non provi a farlo anche a lui? Non occorrono carte per sapere il suo avvenire. Un avvenire di gloria, come si conviene a un grande re. Gli farò giochi molto più interessanti e divertenti. Straordinario. E ora apri bene gli occhi, sempre più difficile. È pericoloso anche, perché se riesco a indovinare il trucco ti farò tagliare la testa. Non ci sono trucchi, proverò a indovinare le carte. E se ci riesco, mi regalerai quel bell'anello che hai al dito. Sì, scegli una carta. Ora guardala. Che gioco è questo? Cosa significa? Ma nulla, è un gioco. E allora dimmi cosa rappresenta questa carta, se ne hai il coraggio. Non ci vuole nessun coraggio, è tanto semplice. Due di fiori. Vuoi sceglierne un'altra? Avanti, quella che vuoi. Va bene. Dammi le carte. Tutte. Guarda. Perché me la fai vedere? Sapevo benissimo che è la donna di picche. Non mi piace questo tuo gioco. È macabro. Macabro? Su una di quelle tue maledette carte c'era una strana figura. Chi ce l'ha messa? Quale figura? Fammele vedere tutte. Se è solo per questo, guardale. Sono normalissime, carte francesi, un mazzo completo, regolare, che potrebbero usare in una casa da gioco, senza trucchi e senza inganni. Senti, sei sicuro di non soffrire di allucinazioni? Perché non chiami un medico? Dato che ho sempre indovinato, ora devi darmi l'anello. Grazie, grazie davvero. Sei l'uomo più venale che io abbia mai conosciuto. Hai ragione. Vedrai quando ti presenterò il conto. Grande Hassan! Yusuf è tornato. Gloria a te e alle tue armi, Hassan. Le tue informazioni erano esatte, i tuoi ordini avveduti. Nell'oasi di Zanzur ho sgominato tutti i tuoi nemici. E Aibar dov'è? Cosa mi interessa questa gentaglia se non ho mai portato il loro capo? Non lo abbiamo trovato. E non lo troverete mai, perché è già al sicuro oltre il confine. Questo straccione mente. Non può aver avuto il tempo di raggiungere il confine, avrei dovuto incontrarlo. Taci, disgraziato. Nessuno ti ha chiesto di giustificarti. Voi vi pentirete di essere rientrati in questa terra che appartiene a me. Quali erano i vostri piani? Tu stesso hai detto che Aibar è il nostro capo. Lui sa tutto. Noi gli obbediamo senza chiedere nulla. Non è vero, così agiscono i soldati. Voi siete contadini, pastori, vi conosco persino troppo bene. Vi radunate ogni sera a mangiare cipolle con i vostri asini e vi consultate come povere vecchie. Non osereste strappare un'ala a una mosca senza esservi messi d'accordo. Ci conosci poco e te ne accorgerai. È Amina, la figlia di Aibar. Me la presenterete appesa a una forca. Lei è quest'altro prepotente che ha il brutto vizio di parlare troppo. Tu permetti, Hassan. Morta questa ragazza non ti servirà. Viva invece potrà servirti Taisca. Un padre non resiste alla tortura della figlia. Manda banditori in ogni direzione. Se Aibar vuole riavere salva sua figlia, si presenti. Aggiungano che ad Aibar faccio grazia della vita se verrà a fare atto di sottomissione. Non si presenterà mai. Lo sa che sei un traditore. E che ti circondi di traditori e di spie perfino peggiori di te. Fammi morire con Mohammed. Lo amo. Volevo solo salvarti dalla morte. Peggio per te. Stupida e romantica selvaggia. Portateli via e domani cominceremo con lui.
Mi raccomando, sorvegliatela, è capace di uccidersi. Quanto a te, devi soltanto augurarti che il vecchio Aibar si presenti, intesi? Ti prende adesso? Lasciami andare via, non voglio vedere. È un atto di giustizia questo. Oh, sto male, è orribile. Ma è il prezzo del mio potere, del lusso di cui anche tu ti circondi e va pagato. Ho paura per te, Hassan. La tempesta si addensa su di te e tu non la vedi. Smettila ora, stupida donna. Me la pagherete. Dov'è Yusuf? È in missione nel deserto per ordine tuo. Ordine mio? Quel fantasma non ci sfuggirà. 10 guardie lo inseguono. No, no, è un fantasma, idiota! Infine l'hanno visto entrare nella città morta e scomparire fra le case. Deve avere lì il suo rifugio. E quei vigliacchi non l'hanno inseguito? A sentire loro, i cavalli si sono rifiutati. Tutto è stato inutile per cercare di spingerli avanti. Colpi di sprone, frustate. Giunti sotto le mura, si sono puntati con le zampe a terra. E tu ci credi per caso? E pensi che io ci possa credere? Colpi di frusta, certo. A sangue. Ma non ai cavalli. Colpi di frusta sulla schiena di coloro che hanno la faccia tosta di venirmi a raccontare simili fandonie senza senso. Colpi di frusta sulla loro paura! Yusuf è tornato? Dovrebbe rientrare in serata. Appena arriva, mandalo immediatamente da me.
Ho il permesso di Hassan per parlare con la prigioniera. Convinto ora? Lo sai cosa dicono i prigionieri? Che lo sceicco rosso li salverà tutti. Lasciali dire, che ti importa? Sì, ma intanto mangiano come maiali e si rinforzano. Non può andare avanti così, diventano pericolosi. Che bella ragazza, eh? Sarebbe un peccato se Hassan la facesse morire. La sposerei volentieri. Beh, ci metterò una buona parola. Ora va a sorvegliare i prigionieri. Agli ordini. Hai ancora il coraggio di venire qui? Vattene via. Non ti basta il male che ci hai fatto. Sei donna e non ragioni. Ma ascolta e cerca di capire. Non ti pare che sarebbe troppo semplice? Che cosa? Io capito un giorno all'oasi. Vi vedo e vado a spifferare tutto. È troppo semplice. La verità è sempre più complicata. Non credi anche tu? Le cose complicate sono anche peggiori di quelle semplici. Aveva ragione Mohamed che voleva ucciderti. E spero che ti ritrovi ora che è libero, così salda il conto. Non mi preoccupano i conti col tuo Mohamed, ti assicuro. Già, perché tu ti senti al sicuro qui. Protetto. Ma pensa allo sceicco rosso. Quello passa anche attraverso i muri. Dove ti nascondi? E verrà a prenderti, vedrai. Vorrei proprio sentire cosa gli dici. Già, che cosa gli direi? La verità. E tu sei capace di dire la verità? Tenterei. Bada, è complicata, l'hai detto tu. Sì, ma non troppo. Voglio provare con te, per esempio. Ti dirò che un giorno in un'oasi io incontrai una ragazza. Un po' selvatica, forse. Ma mi piacque lo stesso. E le regalai questa collana. Dammela. No, aspetta. Se l'hai tenuta è perché non hai creduto che io fossi una spia. Vedrai che ti porterà fortuna. Tu pensi che tuo padre, sapendo di prigioniera e in pericolo, si presenterà ad Hassan? No, Mohamed glielo impedirà anche con la forza. È così che ti ama Mohamed? Sì, è così che mi deve amare. È forte lui e per questo gli voglio bene. Mi fa piacere. Che cosa? Che Aibar non si consegni. Vedi, penso anch'io che sia meglio così. Ma allora tu... Allora vuoi che mi uccidano? No, ma devi dirmi dove Aibar si nasconde. Non lo so. Dimmi dov'è. Hassan perdonerà a tuo padre se deporrà le armi. Non ti capisco. Non occorre che tu capisca. Voglio andare da lui perché devo parlargli. Già, Hassan, manda te perché tu sei bravo con le chiacchiere. Molto bravo. Quanto oro ti darà se tu gli venderai il mio padre? Vai via. Mi spiace, volevo aiutarti. Ma sei troppo testarda. E stavolta prenderò io il comando della spedizione. Io personalmente, visto che sono circondato da smidollati che hanno paura persino delle ombre, che non posso più fidarmi di nessuno. Non avrai perduto la fiducia anche in me. Ah, Ruiz, non sei il tipo adatto per azioni di guerra, purtroppo. Ma dimmi un po', la figlia di Aibar ha parlato? Non ancora. È intelligente e cauta. Ma ti assicuro che parlerà. Parlerà, vero? Anche tu arrivi con le promesse ora. Dici parlerà. Come loro dicono, lo prenderemo. Ma io sono stufo di sentire tutti quanti intorno a me parlare al futuro, mentre intanto lui che agisce al presente, ci prende in giro e fa i suoi comodi. Scusa, ma chi è che ci prende in giro? Quel buffone che si fa chiamare lo sceicco rosso. Ma è arrivata la sua ultima ora. Gli ho preparato una trappola alla quale non sfuggirà. Lo prenderò finalmente. Guarda che ora sei tu che parli al futuro. Sì, ma è un futuro molto prossimo, perché so dove si nasconde. Senti un po', ma si può sapere chi è questo sceicco rosso? O è un vostro segreto? Chi era? Devi dire chi era, perché è morto, capisci? Morto. Una volta, molti anni fa, noi eravamo predoni del deserto ed egli era il nostro nemico giurato. Consigliere e braccio destro di Aibar ci faceva una guerra spietata e tutti ne cantavano le gesta. Così un giorno decisi di fargli vedere chi era il più forte. Hai mai sentito parlare della città morta? Vagamente. Era una città di contadini, di mercanti, tu sai cosa voglio dire. Quelli che parlano sempre di pace, di lavoro, di famiglia. Un vero branco di scimmie ammaestrate. E Aibar era il loro capo. Io li attaccai. Erano ricchi e noiosi e fu un massacro. Distrussi tutto e feci spargere il sale sulle rovine.
Da allora più nessuno ha osato entrarci. Hanno paura dei fantasmi. Ma io sfaterò una volta per tutte questa stupida leggenda. Un impostore si traveste da Sheikh Rosso e si nasconde tra le rovine? Bene. Io entrerò con i miei uomini fin nel cuore della città e a forza di minacce, a costo di drogarli, riuscirò a condurli con me. È un programma divertente. Sono quasi certo di trovare anche Aibar. E tutte le armi che mi hanno rubato non avranno neppure il tempo di usarle. Yusuf, tu andrai avanti con pochi uomini per snidarli. Sarai come un'esca. Ti assaliranno, ma ai primi spari interverrò io in forza. Chiaro? D'accordo. Vuoi venire con me, Ruiz? Verrei molto volentieri, se fossi buona a qualcosa. Perché voglio che tu vinca. Non credo che Aibar mi pagherebbe il lavoro che ho fatto per te. La tua sporca venalità mi piace. Accoglieremo come merita. Circondati, arrendetevi e deponete le armi. Avanti.
Yusuf! Dove sei, Yusuf? Dove si è cacciato quel dannato? È fra i caduti? No! Cercatelo, fatelo venire subito qui! Aiber, stento a riconoscerti. Ne è passato del tempo dall'ultima volta che ci siamo visti. Ti consideravi un grande capo allora e avresti voluto schiacciarmi, ma fui io a schiacciare te. Ti fu facile col tradimento. Ti mozzerò quella lingua velenosa. Aspetta, prima di cantare vittoria, arrestando me non fermerai la ribellione. Lo sceicco rosso tornerà e colpirà ancora. Tu sei nelle mie mani, tu e quei quattro pazzi che hanno voluto seguirti, e la ribellione è stroncata. Mi dici per chi combatterà il tuo sceicco rosso? Per gli sciacalli del deserto, forse? Avanti, muoviamoci. Viva là! Amici! Sono Luis, Giuca il fucile. Mi riconoscete? Luis, amico mio, cosa fai? Sono venuto ad assistere al tuo trionfo. Ti ringrazio. Hanno trovato Yusuf. Vieni, Hassan. È laggiù. Ma guarda, il mio prode luogotenente che si fa imbavagliare e legare come un sacco di patate. Liberatelo. Ma non era legato. Come non ero legato? Che trucco è questo? Tu devi saperlo. Cosa facevi qui dentro? Le corde mi stringevano fino a soffocarmi. T'ho domandato cosa facevi qui. Quando i ribelli ci hanno attaccato, sono corso verso di te per aiutarti, per mettermi al tuo fianco. Ma poi qualcuno mi ha colpito alla nuca. È la verità, te lo giuro. E puoi bene immaginare chi è stato ad aggredirmi. Io non immagino, vedo. E ti crederò quando m'avrai portato vivo o morto l'uomo che t'ha aggredito. Dovessi esplorare tutto il deserto, lo troverò, te lo giuro. Non mi darò pace, zitti. C'è qualcosa dietro la porta. O qualcuno. Che significa questa storia? È questo il tuo aggressore? Non capisco. Chiunque sia, questo sceicco rosso dimostra di avere dello spirito. No, il furfante sa che la partita è persa e abbandona la divisa. Se la batte! Che Allah mi perdoni, ma voglio ubriacarmi, va. Guarda anche tu, Ruiz, amico mio. Non ti pare magnifico? È molto meglio di quel busto che volevi mettere tu. Lo sceicco rosso. Parlo di quello di una volta, di quello vero. 20 anni fa. Ed è come se fosse ieri. L'ho uccisi. Sì, l'uccisi io. Ma non certo a tradimento. Dicono che io l'abbia pugnalato alle spalle mentre sedeva con me in trattative di pace. Ma chi lo dice? I miei nemici. È quel cane di Aibar che li comanda. Lo affrontai faccia a faccia. Gli feci volare in pezzi la spada. E gli fuggì, sì, fuggì. Cercò rifugio nella fortezza. Ma io lo inseguì. Sparì nei sotterranei cacciandosi in un passaggio segreto. Ma la speranza di riuscire a salvarsi durò pochi secondi, perché io lo scovai. Era tremante, addossato alla parete. In ginocchio mi chiese pietà parlando di suo figlio, un figlio che viveva in Europa. Mi offrì tutto il suo oro. Mi giurò di servirmi per tutta la vita come schiavo. Gli lanciai una spada. Salvati, gli gridai, salvati uccidendomi. Prese la spada. Anche se codardo, era sempre un maestro d'armi e si difese disperatamente. Ma io lo incalzai senza dargli tregua e con un pendente gli spaccai il cuore.
E questi miserabili cialtroni sperano di riuscire a mettere paura a me con un mantello rosso. Domani apriremo i festeggiamenti. Voglio che sia radunato in piazza tutto il popolo. Aibar in persona e sua figlia e tutti gli sporchi ribelli penderanno dalla forca e sarà uno spettacolo di lingue penzoloni mai visto. Perché non mi studi tu una bella disposizione delle forche in piazza? Non è il mio genere. Tu hai gusti delicati. Ma anche tu domani capirai il piacere che può dare vedere i propri nemici pendere come burattini appesi a una forca. Cos'è questa buffonata? Perché ti sei vestita con quest'abito da serva? È lo stesso abito da contadina che avevo quando mi incontrasti. Mi hai detto che il sangue che tu versi serve a mantenere il mio lusso. Non la voglio più, il lusso. La senti? Deve essere impazzita. Una donna è capace di tutto. Perfino di voler bene a suo marito. No, non è amore questo. Tu, anzi, mi vuoi male. Perché mi vorresti debole e stupido al punto da non reagire agli attacchi dei miei nemici. Essere forti talvolta significa essere generosi. Anche tu con questi discorsi? Hai osservato bene la figlia di Aibar? No. Ma cosa c'entra adesso? La vedrò domani in mano al boia. Al tuo posto non rinuncerei a una ragazza così bella potendola avere. Pensaci bene, potresti anche sposarla. Sposarla? Deve aver dato di volte il cervello anche a te. Sposando lei otterresti la fine della ribellione senza fatica e in maniera piacevole. Puoi vincere i tuoi nemici con una semplice battaglia d'amore. Ah. E la credi una battaglia facile? Non difficile con le tue armi. Vedi? Sono qui solo. Non ho nessun'arma. Sarò il più debole. Senza difesa di fronte alla tua bellezza, Mina. Neanche io ho armi. Sì, ma sei pericolosa. Poco fa tua moglie mi ha perquisita. È pazza quella donna. Se tu vuoi, la ripudio. Per me? Sì. Voglio sposarti. Fare la pace con te, con tuo padre e con i tuoi. È impossibile, non potrà mai esserci pace fra di noi. Farò tutto quello che mi chiederai per farmi amare. No, io amo un altro. Chi? Mohammed? Può darsi. Eravamo ancora bambini quando sono stata promessa a lui. Non credo che questo matrimonio si possa ancora fare. Mohammed è morto. Non è vero. Tu stai mentendo. È vero. Mohammed è stato ucciso in combattimento. E tuo padre e gli altri sono miei prigionieri. La loro vita è in mano mia. Ecco perché sono certo di un tuo sì. Con le donne la felicità bisogna saperla prendere al momento opportuno, a costo di rubarla. Presto, date l'allarme. Fate frugare il palazzo, lo sceicco rosso è qui. Non deve sfuggirvi. Tu sai chi è. Tu sai chi è e me lo devi dire. Sei evidentemente la sua innamorata e quindi lo conosci molto bene. Dimmi il suo nome. Parla, parla! Vedi, posso fare di te tutto quello che voglio. Prenderti come moglie, ridurti mia schiava oppure mandarti a morte. Mio caro Hassan, posso darti un consiglio? Non tratterei così la fanciulla che voglio sposare. E lei tratterebbe te anche peggio. Quando una donna ti piace devi picchiarla. Sì, certo, è molto bella, ma è più pericolosa del serpente. È l'amante dello sceicco rosso. Non credo, non mi pare possibile. È una bambina.
E allora perché ha cercato di uccidermi? Mi pare naturale che lo Sceicco Rosso voglia ucciderti. Mentre sono con lei? Proprio questa notte? È apparso qui alla finestra e... Guarda. Come vedi, ce l'ha con me. Deve essere poco pratico del palazzo e ha sbagliato finestra. Su, Amina, sii ragionevole. Un bel matrimonio e tutta questa storia finirebbe bene per tutti. Tuo padre sarebbe libero, i suoi uomini tornerebbero a casa e tu saresti felice. Avanti, pensaci bene. Non è soltanto ricco e potente, ma è anche un bell'uomo. Non trovi? Basta, vattene, mi fai ribrezzo. Tu sei il peggiore di tutti. A una felicità come quella che ora mi proponi tu, preferisco mille volte la morte. Non è solo la tua vita che tu giochi, ma quella di tuo padre e di tutti gli altri. Anche mio padre preferirà sempre la morte alla vergogna. E va bene, l'avrai voluto tu. Ma ricorda che la morte di tuo padre e di tutti i suoi uomini peserà solo sulla tua coscienza. Tu hai visto che io ero disposto al perdono, alla pace, ma la mia pazienza ha un limite. Ora basta. Tu devi finire i lavori al forte in pochissimi giorni e farai lavorare i prigionieri a suon di frustate, senza cibo e senza acqua. Tanto li aspetta la forca. Mi raccomando la massima sorveglianza. Mi risponderai personalmente di qualsiasi incidente. Riuscite così bene. E forse è qui che non funziona. Vieni di là con me, vieni. Andiamo, andiamo. Thank you.
quella direzione. Troverai un'oasi e gente fidata che si prenderà cura di te. E mio padre? Ti raggiungerà, sta tranquilla. Forse la tua voce l'ho già udita. Chi sei? A chi dovrò essere grata per tutta la vita? Lo saprai molto presto. Prendi, potrai dissetarti lungo il cammino. Addio. Sei e perché ti sei travestito così? E ti salverò la vita. Che state facendo voi due qui? Che è successo? È venuto lo sceicco rosso. Non dite questo nome, se a San Vicente vi taglia la testa. È venuto qui. Hanno rapito la ragazza. Questa è la notte del demonio. So di essere circondato da vipere. Ma perché si svegliano tutte insieme per mordermi? Prima Aibar e i prigionieri scappano e nessuno sa dirmi come. E intanto altre armi prendono il volo e ora la ragazza. Ma come? E da chi? Senti il mio servo, credo che sappia qualcosa. Io non so niente. Se non parli ti farò mozzare la testa. So qualche cosa, ma non è facile se spiegare. Parla, chi è stato? Lo scemo. Avanti, continua. Lo scemo di casa. Come faccio a dirlo? Era un signore alto, di bell'aspetto. Vestito? Certo, da capo piedi. Di che colore era vestito? Beh, ci si vedeva poco. Bianco no, e neppure nero. Giallo non era, e verde nemmeno. Rosso? Esatto. Lo sceicco rosso? Voi l'avete detto, non io. Chi è il valoroso che l'ha ucciso? Si faccia avanti e lo coprirò d'oro. Il valoroso non è lui, ascoltami. Cosa dici, disgraziata? Sei diventata pazza? Se Yusuf è morto è solo colpa mia. Gli ho fatto mettere quel mantello rosso perché portasse via Amina. Doveva condurla nella valle dell'inferno e lasciarla là senza acqua. Lo convinsi che era per il tuo bene. Perché Amina ti rovinava e tu avevi bisogno di me. L'ho fatto solo perché ti amo e non volevo perderti. Raduna tutte le guardie. Thank you.
Sono morto di sonno. E tu non sai che galoppare. Fila, filo, dai, dai. Adesso gli devo reggere anche il moccolo. Tu, anche tu ora. Da dove sbuchi fuori? Devi venire subito con me, svelta. No, non mi toccare. Tu sei anche peggiore di quell'altro. Chi sarebbe quell'altro? Spiegati. Lo sceicco rosso. Voleva farmi morire. Anche lui è ora contro di me. Perché? E che ne so, era amico tuo, no? Non ho più amici io. Tutti mi volete morta. Ma allora lasciatemi morire. Mi sorge il dubbio che ce ne siano due. Due cosa? Due sceicchi rossi. Uno buono e uno cattivo. Tu devi aver incontrato quello cattivo. E quello buono, se c'è, spero che l'incontri tu. Così vedrai che cosa ti fa. Chi lo sa, se scoprissimo che siamo vecchi amici. Non vi direi che ci sono anche due Ruiz. E se ci fossero? Ho l'impressione che sarebbero cattivi tutti e due. Non è vero. Quello che tuo padre ha liberato e al quale tu sei subito piaciuta è qui con te. E vuole aiutarti. Voglio solo un po' di pace. Amina, ti ricordi il giochetto della collana? Sì. Te ne voglio fare un altro che spero ti piacerà. Porta le braccia indietro. Su. Poggia le mani a terra. E ora chiudi gli occhi. Tienili chiusi, eh? Ruiz, tu qui. Come mai? Ecco la tua colombella, Sam. L'ho ritrovata e spero che non te la lascerai più scappare. Miserabile, sporco traditore, venduto! Mi fai orrore! Non te lo dicevo, Sam? La piccola ha molto temperamento.
Sarò la tua schiava, ti amerò, ti farò felice, sarò la tua sposa fedele, ma ad un patto. Voglio la testa di questo miserabile straniero che un giorno tradirà anche te. Mi chiedi un po' troppo. Ruiz vale un tesoro, però non è detto che non ci ripensi. Beh, spero di no, perché io ho quasi sempre buoni consigli per te. Adesso, per esempio, la ragazza non portarla più a palazzo. Due donne insieme sono sempre un pasticcio. C'è il fortino quasi pronto con un bel appartamento fatto apposta per l'amore. Ma tu pensi proprio a tutto. Lavoro per te perché tu abbia sempre quello che meriti. Al portino, allora. Avanti. Mettetela su un cavallo e sorvegliatela. Che schifezza di padrone mi tocca sopportare. Se non ti capisco. Tu sei un uomo vigoroso e di temperamento acceso, ma con le donne a volte bisogna sapere aspettare. Lasciala tranquilla, dalle l'impressione di essere sicura, protetta, e vedrai che cadrà da sola, come un frutto maturo. Sì, sì. Ma forse avrei fatto bene a impiccarla. Lei, il padre e gli altri. I prigionieri si uccidono se non vuoi crearti guai. Non ti faranno paura quei quattro straccioni. Tu sei al sicuro qui, nemmeno la dinamite può far saltare queste mura. Ti farò vedere meglio domani con la luce del giorno. Spero che tu abbia ragione. Ho sempre avuto ragione fino ad ora. Dormi tranquillo. Buonanotte, amico mio. La mia camera è pronta? Sì. E i miei bagagli? Ho potuto rintracciarli, non manca nulla. Bene, Ignazio, sono contento di te. Ma non io di voi, signore. Vi prego di accettare le mie dimissioni. Ma che ti ha dato di volta il cervello? Buonanotte, signore. Vado a dormire. Da questo momento non sono più il vostro servo. Oh, no.
Sì, obbedisco. Obbedisco. Si vede subito che siete un vero signore. Se mi prendete a vostro servizio, passerò per terra. Ma glielo dette se sapete. Signore, gli ho detto, abbiamo camminato insieme per molte miglia, ma è giunto il momento di separarci. Non sono e non intendo essere un freddo, cinico, perfido uomo come voi siete. Preferisco morire di fame piuttosto che vendere l'anima mia al diavolo come fate voi. Questo gli ho detto e vi assicuro che mi sono tolto un bel peso dallo stomaco. Che porcheria è! Si può essere farabutti quando si vuole! Ma tutto c'è, un limite. Non vi... Allarme! 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 Correte al muro! Portate fuori la ragazza! Là.
tua figlia qui! Sarà difficile evitare di colpirla! Pronti a far fuoco? Fuoco! Ucciderò e potrò finalmente sputare su quel volto che nascondi sotto la maschera. No, non così. Con la spada, come nel tuo duello col vecchio Sceicco Rosso. Vieni, amico mio. Attacca. Chissà che anch'io non cada ai tuoi piedi invocando pietà. Sappi che lo stesso sangue scorre nelle mie vene perché io sono suo figlio. Hai paura? Attacca. Hai ucciso mio padre a tradimento da quel vigliacco che sei. Confessa! Assassino.
Per te questa morte è ancora troppo bella. Hai ragione, bisogna farlo fuori. Il signor Ruiz, l'architetto, era il peggiore di tutti, la vera anima nera di Hassan. E i cattivi devono morire. In ogni storia che si rispetti, i cattivi vengono puniti con la morte. Se no si ricomincerebbe da capo, e sai che barba. Bravo, c'è Sheikh Rosso. Bravo, mio nuovo padrone. Ti bacio le mani. Va e vendicano noi tutti. Pensa, cosa non ha fatto a questa povera ragazza e a me. Va a vendicarci. Aspetta, se non dorme fa la gatta morta il vigliacco. No! Questo aspettavo da te. Non muoverti! Mamma! Tieni, è tuo. Impiccalo, squartalo, brucialo, fallo a pezzi, mangialo vivo se ti piace. Fanne ciò che vuoi, avevi ragione. Quel Ruiz era un gran mascalzone. Ti ho fatto soffrire a volte, però tu avresti dovuto capirlo, che ti volevo bene. Ma perché non mi hai detto chi eri? Perché era un segreto fra tuo padre e me, nessuno doveva saperlo. Ma ora, più niente travestimenti, frottole e trucchi. Vorrei solo terminare il gioco che avevo cominciato un giorno nel deserto, ricordi? Credo di conoscere la fine di quel gioco. Chiudi gli occhi.